Allora adesso incominciamo con la parte relativa invece alle vere e proprie relazioni. Il mondo della produzione sta cambiando e con esso stanno cambiando anche le esigenze legate al mondo dello stoccaggio, alla filiera dello stoccaggio e della distribuzione. Adesso cercheremo di capire attraverso la relazione del professor Giacomo Borruso quali siano questi cambiamenti e come si debba ripensare al futuro nell'ambito della logistica. Chiamo quindi per la sua relazione il professor Giacomo Borruso, docente di economia dei trasporti, già rettore dell'Università di Trieste e presidente del Centro Studi Istie di Trieste. A lei, professore. Bene, cercherò di rispettare i tempi assegnatimi dall'amico Liberti e quindi di essere particolarmente sintetico. E per far questo andrò per titoli perché evidentemente la presentazione di tutta la relazione porterebbe via troppo tempo. Beh, direi in primo luogo che per me è sempre un piacere tornare a Pordenone. Ci sono venuto la prima volta in termini istituzionali alla fine degli anni Ottanta, quando ero delegato del rettore Fusaroli, per cercare di avviare un insediamento universitario in Pordenone. Pordenone in quell'epoca si era affermata come grande realtà produttiva, grande realtà industriale a livello nazionale e internazionale. Quindi era opportuno, utile che anche in Pordenone si realizzassero degli studi universitari. Così e venni appunto per incarico di Fusaroli a vedere con le autorità pordenonesi in quali termini si poteva realizzare un insediamento della nostra università. E poi nel giugno del 1990, ero da poco diventato rettore, uno dei primi atti che ho fatto era quello di firmare la costituzione di due scuole dirette a fini speciali, l'una in tecnologie del legno, l'altra in macchine e impianti termici e frigoriferi. Erano i primi insediamenti che poi divennero diplomi universitari e che poi, con l'avvento anche dell'Università di Udine, realizzarono un polo universitario che è oggi uno degli elementi su cui puntare per il rilancio e lo sviluppo dell'economia pordenonese. E io vorrei svolgere il mio intervento in chiave ottimistica sulle prospettive economiche attuali che, a mio avviso, sono estremamente favorevoli. Se non riusciamo a cogliere questo momento particolarmente incoraggiante, veramente ci sarebbe da preoccuparsi, ma io sono certo che il nostro paese saprà coglierlo. E ci sono molti elementi che giocano a favore in questa fase. A livello internazionale abbiamo un favorevole rapporto di cambio dell'euro con le valute forti, uno spread con la Germania ai suoi minimi storici, un basso costo del petrolio e delle materie prime, una straordinaria immissione di risorse finanziarie sul mercato europeo decisa dal governatore Draghi, dal governatore della BCE. Vivace ripresa economica in molti paesi nostri tradizionali partner. Vi sono poi eventi collaterali che hanno pur sempre un grande impatto. L'Expo, con tutte le difficoltà che si stanno incontrando per farla partire, per avviarla in tempi utili, potrà essere una grande occasione per mettere il nostro paese all'attenzione generale, all'attenzione di tutto il mondo e potrà essere sicuramente un evento con un rilevante indotto economico. Anche il seguito che ci sarà all'Expo nell'anno santo che Papa Francesco ha deciso darà al nostro Paese una rilevante opportunità di essere presente a livello mondiale e a livello internazionale. Elementi positivi, anche se i dati vanno sempre presi con una certa attenzione, con una certa prudenza, derivano da quelli che sono i riscontri del 2014 nell'ambito del trasporto e della logistica. E abbiamo una situazione di generale favore, di generale incremento dei traffici nelle varie modalità di trasporto. Gli unici punti un po' in recessione sono il transshipment e il trasporto di rinfuse liquide e solide, ma sono degli eventi che hanno delle loro motivazioni un po' contingenti, per cui diciamo che il settore dei trasporti e della logistica ha manifestato un incoraggiante segno di evoluzione positiva. Tra l'altro vi è un indicatore abbastanza significativo che è la diminuzione dei tempi di incasso da
arrivato a 79 giorni, mentre nel 2013 era 87 giorni. Quindi indica un certo miglioramento nella situazione complessiva del settore. Come dicevo, sono dati che vanno presi con una certa cautela, una certa attenzione, ma va tenuto conto che il settore dei trasporti è un ottimo indicatore di quella che è il superamento di una crisi. Diciamo che il trasporto continua ad avere dei trend abbastanza positivi anche quando un'economia è entrata in crisi, proprio perché vi sono degli ordini da evadere, delle situazioni pregresse che richiedono appunto di essere completate e compiute. Però quando il settore dei trasporti comincia a riprendere, a rilanciarsi, vuol dire che l'economia si è mossa e quindi dai dati che noi abbiamo in questo momento a disposizione emerge che nel corso del 2014, quantomeno nel secondo semestre, la situazione si è evoluta in senso positivo e questo è un indicatore da prendere con estremo interesse ed estremo favore. Lasciamo perdere la riforma portuale che esula dai contesti di questa sera, lasciamo anche un po' alla relazione successiva del professor Giordano la trattazione di quelle che sono le potenzialità della piattaforma logistica del Nord-Est. Liberti ha fatto un cenno ai corridoi che interessano la nostra regione, a tutte quelle cose che da un po' di tempo ci diciamo e che in realtà stanno e hanno la possibilità di diventare concrete. La situazione dell'area pordenonese nel contesto regionale si presenta in termini abbastanza positivi. Chiaramente anche Pordenone ha risentito della crisi, abbiamo sentito gli accenni fatti dal sindaco di Zoppola a problemi che si sono realizzati e manifestati proprio in quest'area. Però Pordenone ha manifestato una certa tenuta e anche a Pordenone si possono riscontrare dei dati abbastanza positivi, tutto sommato, premessa per quello che può essere uno sviluppo da realizzare nei prossimi mesi. Vorrei anche fare un breve cenno su un dato che è un indicatore di benessere dell'area pordenonese, uno studio realizzato con riferimento all'area veneziana, ma noi possiamo vedere che a livello regionale, a livello di benessere, che poi vedremo con quali parametri viene valutato, Pordenone si colloca in testa rispetto alle province regionali e rimane dietro, va bene, a province sicuramente più ricche come Trento e Bolzano, ma anche come alcune province venete. Però è un indicatore di una situazione positiva che si basa su elementi abbastanza significativi e importanti: l'economia, la società, l'ambiente e la salute. In particolare sull'ambiente Pordenone manifesta una posizione di assoluta preminenza e di questo un dato estremamente positivo. Ovviamente vi sono delle performance che vanno migliorate, però vanno valorizzati quelli che possono essere i punti di forza. Vorrei, senza rinnegare quelle che sono le vocazioni consolidate della nostra area, dell'area pordenonese, ma anche della nostra regione, parlare di una esigenza di un cambiamento del modello produttivo. Abbiamo tutti la percezione, abbiamo tutti la convinzione che un certo modello è un po' superato. Non dobbiamo ovviamente rinnegarlo, non possiamo dire che va cambiato radicalmente un modello produttivo. Va assimilato, va accoppiato ad un modello produttivo che può dare ancora dei risultati positivi, un qualche cosa di innovativo, qualche cosa che ci proietti verso una situazione un po' più avanzata, un po' più dinamica e più vivace. Quindi vi è sicuramente un'esigenza di evoluzione della dimensione aziendale. Le grandi aziende, le grandi imprese possono sicuramente ancora avere un loro ruolo, ma sappiamo che le situazioni critiche in cui si sono trovate derivano da fattori che difficilmente possono essere cambiati, il costo della manodopera e tante altre vicende che hanno portato a delocalizzazioni. Quello su cui dobbiamo puntare, credo che l'area pordenonese abbia
tutto per giocare in maniera ottimale queste carte è il ruolo dell'innovazione, il ruolo della innovazione nella definizione di nuovi processi industriali. Ed è un qualche cosa che si lega a processi di riconversione. Riconversione di delle cose che risultano superate sulla base dei pregressi processi produttivi. Quindi vi è l'esigenza di un processo di riconversione. Processi di conversione che non sono tipici solamente un'esigenza solo della nostra economia, sono delle esigenze che sono manifestate nelle economie più avanzate. Negli Stati Uniti una quota significativa di centri commerciali vengono considerate grey fields, cioè strutture e spazi che necessitano di una completa riqualificazione e trasformazione, così come accade anche per le aree industriali che vengono definite brown fields. Quindi vi è tutta una serie di aree, di strutture che risultano superate perché non più inseribili concretamente nei processi produttivi tradizionali. Sono aree che vanno riconvertite anche in chiave di una logistica più avanzata, di una logistica più innovativa. Questo non vuol dire che sostanzialmente la logistica di cui abbiamo parlato in questi anni, di cui parliamo anche oggi, sia una logistica superata, non lo è affatto, e io sono lieto di aver partecipato appunto con il presidente Bortolussi a questo processo di consolidamento della struttura interportuale di Pordenone, un'attività che sicuramente mi ha dato grande soddisfazione proprio per vedere l'impegno con cui un certo processo di sviluppo di questa infrastruttura è stato realizzato, ed è un'opera sicuramente meritoria, come è stato sottolineato dal sindaco Pedrotti e da altri. Però diciamo che la logistica ha bisogno anche di una evoluzione, ha bisogno di tener conto di quelle che sono le possibilità offerte da aree che in questo momento risultano esuberanti. E queste aree dismesse non dobbiamo considerarle semplicemente dei reperti che rimangono a testimonianza di una antica industrializzazione, ma dobbiamo considerarli come qualcosa ancora utilizzabile per innovativi processi produttivi, per innovativi processi logistici. Vado rapidamente alle conclusioni. Parliamo delle varie rivoluzioni industriali. La terza rivoluzione industriale è già cominciata alla fine del XX secolo. Questo non vuol dire ovviamente che la seconda rivoluzione industriale abbia completato il suo ciclo. È tuttora viva e tuttora può dare importanti soluzioni. Però quella verso cui l'area pordenonese deve puntare è un inserimento nella terza rivoluzione industriale, perché Pordenone è la realtà tipica per cimentarsi nell'high tech, nell'elettronica, nella robotica, nelle telecomunicazioni, nel biotech. È un'area che in questo settore può effettivamente dare dei risultati che altri non possono dare. Si deve cercare di innovare, realizzare cluster di imprese, incubatori di impresa, vari modelli appunto nuovi di produzione come la stampa 3D, e individuare anche nuovi modelli localizzativi. Mi limito a citare dei titoli proprio a risparmio di tempo, ma sono temi sui quali si dovrà e si potrà tornare. Passare ai cluster di imprese, passare dal capannone all'incubatore di imprese. Trascuro il discorso delle smart cities e delle smart communities, temi che sono sicuramente ben presenti alle autorità di quest'area, e quindi vado alle conclusioni. Conclusioni che vorrei presentare sulla base di un recente articolo comparso su Economist, che sostanzialmente afferma che sono finiti, noi non riteniamo che siano finiti, in realtà i giorni delle grandi fabbriche pieni di persone, poiché il numero di persone direttamente impegnate nel realizzare prodotti diminuirà progressivamente. Di conseguenza è destinato a diminuire in percentuale il costo del lavoro sul costo totale di produzione e si verificherà un ritorno di molte attività produttive verso i paesi più ricchi, cioè nella misura in cui il costo del lavoro perde di significato, perde di peso, possono esserci, ci saranno dei ritorni di produzioni
innovative nei paesi più ricchi, tra i quali va annoverato il nostro. Ogni cosa nelle fabbriche del futuro, un futuro già cominciato, sarà gestito da software intelligenti e la digitalizzazione avrà nell'industria un effetto dirompente pari a quello verificatosi in altri settori produttivi. Si tratta di prospettive nelle quali il sistema produttivo dell'area pordenonese è in grado di valorizzare al meglio le sue elevate potenzialità. Grazie.